Bentrovati, oggi affronteremo un tema che a gran corsa si sta avvicinando alla scadenza. Parleremo di elezioni amministrative, parleremo di ciò che sta succedendo nel centrodestra che tenta di unirsi e quindi essere questa volta pronto a dare una risposta per la candidatura a sindaco. Parleremo anche di ciò che si muove a sinistra. Lo facciamo subito con Ottavio Gintoli del quotidiano La Sicilia di Catania. Ben trovato. Salve direttore. Cosa c'è di nuovo? È anche vero che io non credo a quella favola e mi rifiuto di credere a quella stupida fantasia che muove tantissime persone quando affermano un nome fatto un anno prima dalle elezioni significa bruciare un nome. Assolutamente, i nomi si bruciano gli ultimi giorni perché chi vuole crearsi una buona, una solida base deve necessariamente farsi conoscere, portare avanti un programma, fare delle alleanze, sottoscrivere degli accordi e presentarsi poi alla gente. Sì, direttore, dice bene, bisogna uscire allo scoperto anche per capire dove si può arrivare e come si ci deve arrivare. Noi se riavvolgiamo il nastro e andiamo indietro alle amministrative del 2011, ricordiamo che per esempio la candidatura di Corrado Bonfanti è arrivata ad inizio gennaio, inizio febbraio, dopo che era diventato segretario del Movimento Impegno per Moto e poi venne scelto come punta di spicco per l'allora terzo polo con gli autonomisti, poi il PD entrò a secondo turno e quindi storia diciamo recente. Che cosa succede? Che cosa si muove? Sicuramente la coalizione di centro-sinistra sta cercando un po' di rinsaldarsi e provare a stringere sul nome del prossimo candidato, che a quanto pare dovrebbe essere il sindaco uscente Bonfanti, anche perché sappiamo, è notizia di un paio di giorni fa, che ha partecipato alla Leopolda Siracusana, chiamiamola così, questo incontro spero 2020 organizzato in via Elorina in quel di Siracusa, un incontro organizzato dall'area DEM, quindi l'area renziana del Partito Democratico. Ci sono delle fotografie che immortalano Bonfanti accanto alla collega, chiamiamola così, Michela Giuffrida, collega perché è stata direttrice di Antenna Sicilia, adesso è europarlamentare, e quindi potrebbe venirsi a chiudere il cerchio che vede magari Bonfanti candidato dal PD e comunque da quelle liste civiche che continueranno, decideranno di appoggiarlo. Magari potrebbe essere appunto Impegno per Noto la sua lista civica. Impegno per Noto, che significa semplicemente il contenitore senza quel contenuto. Senza quel contenuto, sì. C'è da dire, sì, anche perché quel contenuto faceva riferimento alle posizioni dell'ex consigliere provinciale Massimo Prato e sappiamo tutti che all'epoca si muoveva a destra, fu candidato con la coalizione che appoggiò Nicola Bone e poi fu un paio di mesi consigliere provinciale proprio a fianco dell'amministrazione Bono. Però bisogna vedere un po' cosa potrebbe succedere con la parte più estrema della sinistra. Non tutti potrebbero accettare il nome di Corrado Bonfanti, o potrebbe anche esserci una novità, magari il sindaco potrebbe anche decidere di fare un passo indietro, perché l'ha dichiarato durante una conferenza stampa un paio di mesi fa, e magari lanciare qualcun altro o qualcun'altra. Tu dici? Potrebbe. Ma sei convinto? Beh, mettiamolo come un punto interrogativo. Parlami del centrodestra. Parlami del centrodestra, sì, il centrodestra a quanto pare ha abbandonato l'ipotesi di una elezione primaria per scegliere il proprio candidato, sta nascendo un movimento di moderati che raccoglie al suo interno tutti gli esponenti politici che sono stati... I nomi li dobbiamo fare. Abbiamo il contenuto di Impegno per Noto, quindi quelli vicini a Massimo Prato, abbiamo l'opposizione guidata da Salvo Veneziano, dovrebbe esserci anche un nuovo centrodestra, quindi ci riferiamo a Salvo Cutrali, dovrebbe esserci anche il Movimento Civico Noto Futura,
Non sappiamo se entrerà in coalizione anche il movimento che fa riferimento al notaio Coltraro, Sal, quindi una coalizione che comunque si Forza antepone, Italia, che mi hai detto. Forza Italia dell'avvocato Leone, l'avevamo dimenticata, vabbè, la davamo per scontata, quindi una coalizione che se riuscisse a trovare una quadratura del cerchio potrebbe presentare un nome importante e quindi ambire anche al turno di ballottaggio, perché io sono convinto che personalmente ci saranno tanti candidati e quindi è probabile che sia quasi scontato che si vada al ballottaggio. E poi bisogna fare sempre i conti con le liste civiche. Io C'è un altro, ti interrompo non prima di abbiamo fatto un parlare nome. delle liste e non lo devi fare. Siccome tu hai parlato di Forza Italia e hai abbinato Forza Italia al nome dell'avvocato Raffaele Leone, Ma c'è anche Vincenzo, c'è anche il figlio. c'è questo ritorno all'avvocato Raffaele Leone. Qualcuno parla di Leone come probabile candidato a sindaco. È venuto nelle ultime settimane questo nome fuori. Allora, sicuramente l'avvocato Leone ci ha abituato a situazioni del genere, non candidato fino ad un paio di mesi, poi all'ultimo candidato una volta nel 2006 e l'ultima volta nel 2011. Potremmo portare come esempio la storia di due città importanti, Palermo e Catania, Leo Luca Orlando ed Enzo Bianco. Sono stati sindaci, non sono stati voluti per un paio di anni di legislatura e poi sono ritornati. E sono ritornati sulla poltrona più Questo alta, anche quindi. perché la gente punta sull'usato sicuro. Però poteva farlo anche nelle due consultazioni diverse, quindi bisogna anche lì cercare, capire magari dove finisce la vittoria, dove inizia la sconfitta o viceversa. Allora, da qualche giorno abbiamo saputo i verdetti che sono venuti fuori dalle urne a proposito dei sindaci di molte città d'Italia. Stavi tu senz'altro parlando quando ti ho interrotto del Movimento 5 Stelle. Sì, Ecco, io volevo sapere, a noto ci sarà la presenza del Movimento 5 Stelle con una lista e anche con un candidato a sindaco? Anche perché io noto, a differenza di altre città, diciamo è che un po'. conosciamo questa realtà e contiamo in questa realtà due facce della stessa medaglia, ossia 5 stelle, ma una parte che fa capo ad un gruppo, un'altra parte che è espressione di un altro gruppo, ma saranno insieme per le elezioni, cosa succederà? Questo non lo so perché non conosco benissimo i movimenti all'interno dei grillini, però penso proprio che presenteranno una lista e raccoglieranno anche buoni risultati, ne sono convinto. Poi bisogna fare anche i conti, i calcoli con Noto, il suo modo di approcciarsi alle elezioni, anche i cittadini spesso preferiscono l'usato garantito. Ho usato Innanzitutto sfatiamo un fatto, perché ti devo parlare di un movimento, di un partito, o qualcuno, sicuro. Abbiamo dimenticato un nome. simpaticamente qualcuno fa sempre riferimento al verde che c'è in me, non verde per l'ambiente, ma il verde come colore o della pochette o anche dei bracciali. Non ha nulla a che vedere con la Lega, perché la Lega da qualche tempo ha smesso di indossare il verde come colore sociale, colore politico. Ma volevo parlare della Lega. E a quanto pare anche a Noto si sta muovendo qualcosina. Durante l'infiorata hanno organizzato un gazebo alcuni esponenti e cittadini. Non so se arriveranno a fare una lista, perché comunque per fare una lista ci vogliono 20 persone e tra l'altro anche una discreta rappresentanza delle quote rosa, però potrebbe essere cavalcato anche con questo sentimento che sta portando in TV Salvini e non solo in TV, diciamo. Bagar politiche, Facebook, bacheche e tante altre cose. Potrebbe partire, visto che per buona parte la Lega e il Movimento 5 Stelle hanno una base che accomuna questi due movimenti, questi due partiti, potrebbe accadere che proprio a Noto ci possa essere una un'unione
A livello comunale, di Lega e Movimento 5 Stelle. No, secondo me no, sono due movimenti distanti che non potrebbero trovare così tanti punti d'incontro per potersi presentare agli elettori in maniera, nella stessa E però coalizione. diciamo che hanno due grandi argomenti che da qualche anno oramai sono presenti nel nostro territorio. Da una parte il fenomeno immigrazione, dall'altra parte la moneta unica e quindi l'euro che è un cavallo di battaglia della Lega, ma diciamo che i fatti concreti l'ha operati poi il Movimento 5 Stelle con la presentazione di una richiesta al Presidente del Senato. Gli argomenti sì, sono gli stessi, però penso, mi viene difficile pensarli nella stessa coalizione. Abbiamo anche dimenticato, e con questo concludiamo, un altro partito che a noto si muove e anche bene, Fratelli d'Italia. Sì, Fratelli d'Italia praticamente sarà il nuovo movimento che riprende la vecchia alleanza nazionale, cercherà, probabilmente confluirà in qualche altra lista e dovrebbe essere formata da tanti giovani e potrebbe comunque rimarcare la vecchia fiamma, eccola, diciamo così. Ottavio, so che ti chiedo una cosa impossibile, però te la chiedo, solo il nome, non aggiungere altro. Ma ce l'hai tu un tuo candidato a sindaco, una persona? No, io non No, 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 un nome da fare, e vedresti bene il tizio. ho un nome da fare, però mi auguro che sia un sindaco che oltre ad amare la città sia anche giovane, senza nulla togliere a chi ha già 40 anni, per carità, anzi l'esperienza Molto giovane però non è mai lui. troppa, però magari qualcuno della mia generazione, io sono un classe 83, mi farebbe piacere vederlo finalmente sulla poltrona più alta della città. Allora un appello noi lo lanciamo a tutti coloro che sono nati nel 1983. No, C'è, anche c'è. 82, 84. 82-83, ecco, negli anni 80. Fateli avanti, la città vi aspetta. Grazie a tutti, l'appuntamento è per domani.